Ciao ragazzi, benvenuti su Pop Corner. E mo sono c***i vostri. Benvenuti a Pop Corner, il talk show di Geopop, dove le scienze incontrano altri mondi. Spettacolo, musica, cinema, sport, cultura, perché secondo noi le scienze e l'arte insieme sono una bomba. Russell Crowe, Samuel L. Jackson, Keanu Reeves, la voce che ha interpretato... Bond, James Bond. In questa chiacchierata sul mondo del doppiaggio e non solo, abbiamo, signore e signori, Mr. Luca Ward! Samuel L. Jackson, come l'ha imposti? Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato, la devo buttare qua. La butti qua? Perché lui è nero, io sono bianco. Fammi capire. Devi graffiare. Poi c'è Keanu Reeves che dice, che cos'è Matrix? Hai capito? Quindi cambi completamente. Aneddoti, dunque, ce ne sono tanti. Ce n'è uno in particolare, era l'anno 2000. Il doppiaggio era del Gladiatore. Battuta. Dice, quando sale a cavallo, ci sono tutto l'esercito, prima, al mio segnale, scatenate i cani. Non ci credo. Dico, i cani? Come i cani? Ma i cani... Dice sì, è vero che all'epoca le legioni romane avevano i molossoidi, li rendevano famelici e poi li buttavano contro i nemici, no? Ma lì c'era un cane solo, era un pastore tedesco. Dico, quindi che scateniamo? E Fiamma Izzo, che era la direttrice del doppiaggio, nonché la dialoghista, si inventò, al mio segnale, scatenate l'inferno. Wow! Da lì Ridley Scott, che gli piacque tantissimo questa battuta, la prese e la fece anche per il film. No, sì. Cioè venne Infatti, da noi nel senso dall'Italia, è da partita voi. Dall'Italia, sì. Wow, tu hai fatto anche Bond. Il mio nome è Bond, James Bond. Quando fare Bond era un punto d'arrivo, cioè vincere un provino su 007 era un fatto. Era un fatto. Ti dico solo che io dopo aver vinto quel provino negli studi di doppiaggio, quando io entravo, mi suonavano la musica di 007. Era un fatto. Wow. Il provino era, di Bond era, il mio nome è Bond, James Bond. E poi, fermo, al tavolo da blackjack, carta. Fine. Quando andai al provino di GoldenEye, il direttore era Pino Colizzi, arrivo, mi batteva un po' il cuore, strano, perché a me, no, 94, ho già fatto tanti film. Vado al leggio e non usciva. Tanto che Pino Colizzi a un certo punto mi fa, Luca, guarda, all'epoca non c'erano i telefoni, dice, hanno chiamato da casa, mi sa che devi andare a casa, c'è un problema. Capirai, preso il casco, la moto, esco fuori, metto in moto, mi sento mettere una mano sulla spalla così, fermo, era la voce di Michael Douglas, Pino Colizzi, dove vai? Ti sei emozionato, non sei tu, torna domani. E mi mando via. Io tornai il giorno dopo. E feci il provino, fantastico, e poi mi scelsero per 007, per Brosnan. Ma lo sai perché mi emozionai? Perché 10 anni prima, 15 forse, Pino Locchi, che era la voce di Sean Connery, mi disse un giorno tu sarai Bond. E io gli dissi, api, ma che puntini puntini, che stai a di? Io mi sono emozionato perché ho ripensato a lui e il fatto che lui non ci fosse più quando io andavo a fare quel provino mi ha particolarmente toccato. Raga, scusate se c'è casino nel teatro, ma stavano facendo le prove, per cui abbiamo registrato tra una prova e l'altra. C'è una grossa differenza nel doppiare un cartone animato e un attore in un film. Sostanziale, è enorme. Nel cartone animato hai più possibilità di lavorare con la tua fantasia. Ti racconto un altro aneddoto. Vai. Simpatico. Surf Up, il film, quello dei pinguini. Sì. Mì chiamano a doppiare questo pinguino, che era... bello, coi pettorali, a catena d'oro, capito? Belli. E volevano la voce di 007, ok. E io l'ho cominciato facendolo come Bond, però mi annoiavo. Dio, che balle sta cosa, ma perché Bond? A un certo punto c'erano gli americani in sala con noi, ho detto, ma io stanello faccio, sta scena faccio io. È cominciata la scena e l'ho fatta così. Lui con il surf andava su queste onde e dava delle botte con le tavole ai ragazzini piccoli e li buttava in mare, no? E io così ho fatto, ho cominciato. Ah, ragazzi, levate, hai rotto il pallastro, levate, guarda quanto sei brutto, tum. L'ho fatto in romano.
Wow. Dialetto romano. E? Si è accesa la sala. Luca, fantastico! Luca, è questo il personaggio! Io mi sono girato e gli ho detto, se ce lasciate fa, è meglio. Hai cambiato la voce totalmente. Sta tavola non vale niente. Chi ha fatto tuo padre? Ma dieta a fa, er falegname di mobiletti, fai tavole da surf. Doppiatore, vai. Si nasce o si diventa? Io non dovevo proprio farlo questo mestiere. Ho cominciato da bambino, facevo i grandi sceneggiati della Rai. E poi per tutta una serie di motivi all'epoca andare in TV era disdicevole. Gli insegnanti si arrabbiavano quando ti vedevano in televisione. I bambini davvero? Dovevano, certo. Oggi diventi un eroe, ieri no. I bambini dovevano studiare e giocare, non lavorare. Però servivano anche i bambini. Quindi quando mio padre mi tirò fuori dagli sceneggiati televisivi, disse, vabbè, se proprio lo vuoi fare, puoi fare un po' il doppiaggio. Ma il doppiaggio era un altro mondo. Perché? Perché un conto è stare su un set e recitare da bambino, un conto è stare davanti a un microfono e recitare la parte di un bambino, di un giovane, di un adolescente che non sei tu. Infatti io all'inizio ero proprio in grande difficoltà. Mentre mio fratello Andrea era un fenomeno, era considerato uno dei migliori all'epoca, anche mia sorella Monica, io proprio no. E mi dicevano tutti, lascia perdere qui, che tanto te non ce la puoi fare. Davvero? A me sì, a me sta cosa che non ce la potevo fare un po'. Andava in fronte. Mi faceva girare le scatole, dico, ma perché ce la devo fare? Sentivo i miei colleghi della mia età, 13-14 anni, bravissimi, e mi chiedevo, ma come fanno? Ci sarà un modo? Ah. Io tutte le sere, perché di giorno andavo a lavorare, facevo lavori di vario tipo, bagnino, ho venduto le bibite sugli spalti di Valle Lunga, ho fatto il camionista, l'importante era portare i soldi a casa, avendo perso papà molto presto. E io la sera passavo 4-5 ore a leggere testi, incidendomi e riascoltandomi. Finché un giorno arrivo in una sala di doppiaggio, il direttore era Pino Locchi e dovevo fare un barman. Ecco il vostro caffè, signore, una cosa del genere. Che barman? Beh, vado a leggere io, faccio una battuta, ecco il vostro caffè, signore. E vedo i miei due colleghi vicino, Manlio De Angelis e Roberto Chevalier, che si girano, mi guardano e sorridono. Si accendono le luci. Mi chiama Pino Locchi, che era la voce di Sean Connery dalla regia. Signor Ward, venga in regia. Io, calma. Aia. Vado lì. Caro signor Ward, la devo mandare a casa. Lo so, sor Locchi, tanto io non so capace, non so certificato. No, la devo correggere. È successo qualcosa. Lei, il barman, non lo può fare, perché è allo stesso livello dei protagonisti. Ci vediamo per un grande film. E mi mandò via. Lì wow. Poi feci, di lì a poco, a 30 secondi dalla fine, dove doppiai Eric Roberts, fu il mio primo protagonista, e da lì poi... Quanti anni avevi? 23. Quindi diciamo che a 23 anni poi è scattato un qualcosa. C'è stata la molla che è scattata, poi è chiaro che è stato tutto un allenarsi continuo, un'avventura continua, perché sai, azzeccare un film, ok, ma poi ne devi fare altri. E io ogni volta mi facevo il segno della croce, perché non avendo una preparazione attoriale importante... Dicevo, ma io ce la farò a doppiare sti mostri. E un po' alla volta qualcosa è successo. Questo per dirti, proprio perché io quando incontro qualche giovane, qualche ragazzo che magari non ha la scioltezza, non gli dirò mai, non gli dico mai, tu non ce la farai. Perché a me l'hanno detto tante volte, tu non ce la farai. Io davanti a me all'epoca ne avevo 40 della mia età straordinari. E batterli era quasi una missione impossibile. Ecco, io ho sempre detto, non esistono voci belle e voci brutte. Ognuno ha la sua voce. Il fatto più importante è come tu trasmetti in voce quella frase, quella battuta, in modo tale da poter far emozionare le persone che sono sedute in platea. Però io non ho alcun dubbio che tutte le persone che ci stanno seguendo siano d'accordo che la mia voce fa schifo rispetto alla sua. Ma no, guarda, allora, non è vero, perché ti posso fare molti esempi. Mio nonno Carlo Romano, che era la voce di Jerry Lewis, Alfred Hitchcock, il grillo parlante, quanti noi. Davvero? Non era certo una bella voce, ma era un caratterista straordinario. È passato di generazione in generazione, come le diceva lui, le cose erano delle pietre, cioè veniva proprio inciso su pietra e restava per sempre. Perché
vi dovreste iscrivere al canale. Perché se vi piacciono chiacchierate come questa con personaggi dello spettacolo, sappiate che su Geopop ne porteremo parecchie, tantissime di tanti mondi. Per cui iscrivetevi al canale e torniamo a noi. Come si fa a cambiare la voce in maniera così... Capirai, mi fai una domanda da un milione di dollari, non lo so. Io lo faccio in base a quello che vedo. Cioè, tu vedi una cosa diversa, ti metti nella testa, in quell'altra dimensione... Lo faccio al volo, non ci penso più di tanto. Poi non sempre viene bene, certo. No? Sono delle volte che bisogna fare dei tentativi e delle prove. Ti faccio l'esempio di Eddie Murphy, la sua famosa risata. Non è che è venuta così. La risata in originale, lui ce l'ha diversa, è una risata normale. Che però a noi italiani sta risata, dice, ma perché questo ride? E Tonino Accolla si inventò insieme a Renato Izzo questa risata che ha conquistato il pubblico italiano. È tutto quella risata. È Eddie Murphy. È Eddie Murphy. Se non avesse quella risata non sarebbe stato Eddie Murphy. No, assolutamente. Te quando vai a fare una sessione di doppiaggio... Come, cosa c'hai davanti? Cioè, come fai ad andare così in sincrono? Il film viene diviso a pezzettini. Sì. Vengono divise le scene in 3, 4, 5 battute per volta, 6, 8, non di più. Quindi è tutto frammentato. L'esperienza fa sì che ne so, io Hugh Grant lo doppio da 30 anni, Russell Crowe uguale, Samuel Jackson più o meno, quindi li conosco. So già, no? Mi basta guardarli negli occhi e capisco quando stanno partendo, quando si fermeranno, quando la battuta è a metà, cosa vogliono dire. Per cui è abbastanza semplice. Il doppiaggio è esercizio. Infatti bisogna farlo. Cioè il doppiaggio lo devi fare per capire e per riuscire a entrare dentro quel meccanismo. Tu reciti con tempi non tuoi, con una respirazione che non è la tua. Oggi poi, soprattutto nelle serie TV, fateci caso, è tutto stretto il dialogo, non ci sono pause, perché poi loro tagliano e montano. E quindi è tutto molto, molto, molto veloce. A te piace questa velocità? No, per niente, perché se un attore ha fatto una pausa, come in questo momento ho fatto io, c'è un perché, non la puoi tagliare. Ha un significato. Assolutamente. Non devi, non dovresti. Non dovresti, ma sai. Oggi si gira tutto molto veloce. Io spero che prima o poi rallenti. Domanda, quanto tempo ci metti a doppiare un film? Un tempo ci si metteva tanto di più, perché adesso lavoriamo da soli e infatti si sente. Cioè, raccontami. Ognuno fa la sua parte. Dove? In uno studio? In uno studio. Io vado e faccio massimo decimo meridio, poi ci vieni tu, un altro giorno e fai comodo. Okay. Poi c'è quell'altra che fa Lucilla. Però capisci che... E invece prima com'era? Era tutti insieme, le scene tutti insieme, sempre tutti insieme. Quindi i giovani erano a contatto con quelli più grandi e quindi li potevano ascoltare e imparare. Oggi questi ragazzi vengono messi da soli dentro una sala, io sono già passato, che imparano. Aspita. E questo è sbagliato. Perché? Ti spiego. Io e Pannofino, o Pino Insegno, ci conosciamo da sempre. Abbiamo fatto decine di film insieme. Io so che quel ruolo lo farà Francesco Pannofino, so già come lo fa, come lui sa perfettamente come lavoro io. E quindi ci missiamo perfettamente. Ma se c'è il giovane che io non conosco, non l'ho mai sentito, non so come... Come faccio? Infatti spesso chiedo di arrivare per ultimo. Così mi faccio aprire le piste di tutti quanti, io ascolto e mi leggo. E tu immagina uno spettacolo teatrale fatto con uno per uno. Ma di che stiamo a parlare? Sì, una pazzia. No? Noi quando andavamo in sala, io ero bambino, c'era Giuseppe Rinaldi, che era la voce di Paul Newman, di Marlon Brando. Mamma mia. E io sentivo lui lavorare e non potevo far altro che apprendere. C'era Sergio Graziani, c'erano questi giganti, Emilio Cigoli. E loro oggi non ci vedono, i nostri giovani che si approcciano al doppiaggio, ci vedono solo passare per un arrivederci o per un buongiorno. E cosa imparano, Borelli? Allora, se dovessi darmi dei consigli. Leggere a voce alta è molto importante e riascoltarsi. Perché noi non siamo abituati a riascoltarci, no? Chi non lavora con la voce? Spesso i messaggi WhatsApp. Quante volte uno si risente e fa, oddio, ma che so io questo? Ammazza, che voce... eccetera. E invece no, perché non siamo abituati a usarla.
noi mandiamo i messaggi WhatsApp così: senti, scusa, stavo a dire, guarda che posso venire, ci vediamo domani, ciao ciao. Chiaro che se lo risenti, dici, ma che è sta roba? Se invece tu, prima di mandare un messaggio WhatsApp, pensi un attimo a cosa vuoi dire. Uno, deve essere veloce, non troppo lungo, perché poi scassi. Già al riascolto quel messaggio ti sembrerà più gradevole. E poi perché dico a tutti quelli che vogliono lavorare con la voce, incidetevi e riascoltatevi. Perché? Perché noi siamo abituati ad ascoltarci dall'interno, dal nostro interno, non attraverso un prodotto digitale. Bello. Luca, grazie. Ma grazie a voi, grazie, è stato un piacere. Alla prossima. Alla prossima. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Geopop. Ce lo dici tu, le scienze nella vita di tutti i giorni. Geopop, che è il titolo, le scienze nella vita di tutti i giorni. Luca, grazie ancora e grazie a tutti voi per averci seguito. Ci vediamo sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!